In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: noi, a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, tu affi anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le tue cose, non chiedere indietro. Un aneddoto mi si è consentito di raccontare. Io sono lontano da Dio fino a 18 anni. L'allontanamento da me è venuto nelle superiori, perché incominciavo a fare lo sport, mi piaceva tanto, facevo il judo, facevo atletica leggera, lancio del disco. Era la mia passione quella, proprio mi ha preso tutto. Quella è la cosa che avevo scelto per la mia vita. La scuola, la chiesa, la religione, invece mi hanno dato ai genitori, non era la mia scelta, era per me un peso tutto quanto. Dalla scuola non potevo sganciarmi perché mi c'erano i macelli in casa, ma dalla chiesa babbo non ci andava, mamma sì, controllava, ma più di tanto non riusciva. Pian piano mi sono sganciato, prima ho smesso di pregare la mattina e la sera, poi ho smesso di confessarmi, poi alla fine smisi anche di andare a messa. E vivo per lo sport, quella è la mia grande passione. Facevo l'angio del disco, allenare sulla spiaggia, sulle piazzole di cemento degli chalet che d'inverno non erano frequentati, e stavo lì ore e ore a lanciare con due giri il disco più lontano possibile, a fare la misura buona. E mi sognavo un giorno diventare un grande atleta, pensavo, se io divento un atleta importante, si piglio in competizione, sarò qualcuno, potrò stare in mezzo alla gente presentando una mia identità, non dovevo vergognarmi di me stesso, le persone mi ammireranno, mi considereranno come un qualcuno perché sono bravo nel mio sport. Pensavo così e lanciavo questo disco ore e ore, ero bravo, vinto la competizione regionale nella categoria ragazzi, poi in quella allievi dove vince lo stesso c'è una misura migliore. E mentre mi allenavo, ho tanto tempo da solo, allora pensavo, ma se anche riuscissi nel campo della leggera, quella è la competizione migliore di tutte, le Olimpiadi, se riuscissi a vincere le Olimpiadi, c'era il lancio del disco un americano, Al Werther, che vinse 4 Olimpiadi consecutive, quindi per 16 anni lui fu il primo del mondo nel lancio del disco. Una cosa eccezionale, bravissimo. Se anche diventassi più bravo di Al Werther, dici, ma alla fine la giovinezza passerà, non riuscirò più a lanciare il disco lontano come facevo prima da giovane. E poi che faccio? Vedevo questa cosa, che la cosa che avevo scelto come la base per la mia vita, per la mia meditazione, aveva un limite, quella del tempo, quella delle forze fisiche della gioventù, la gioventù su per giù, il mio passato, tutti quanti, la bellezza, le forze fisiche, la salute, va via tutto, tranquilli, il tempo si gioca via tutto. Allora non può essere questa cosa, è un inganno aver messo la mia vita su una cosa condannata già a scomparire. Nel caso di ragazzi feci una competizione regionale, mi andò malissimo, dovevo vincere, feci un sacco di errori, stavo male io, dentro di me stesso, feci una pessima figura. E allora lì cominciò la crisi, andai giù, proprio male, male, male. Mio padre diceva, tu 18 anni stai lì, ma perché non ti vergogni? Io l'età tua facevo questo, quello e quello, tu mi pari un morto. C'è quella canzone un tempo, io sono tanto giovane signore, ma sono tanto vecchio dentro. Così, è da quei tempi lì che Giosi Cento fece questa canzone precisa. Non avevo forte per venire fuori da quella situazione. Una sera mamma mi disse, perché non vieni in chiesa con le persone che parlano di Gesù Cristo? Io non lo so come, non dissi di no, dissi di sì, andai. E cominciarono una serie di catechesi, 2 volte a settimana, e questi parlavano di Gesù Cristo. Ma delle cose così profonde, così belle,
mi hanno colpito fin dalla prima volta. Mi ricordo che pareva che mi prendessero come un libro aperto e mi leggevano dentro. Non avevo mai sentito parlare di Dio così. E la cosa che mi colpì più di tutte fu questa che abbiamo ascoltato poco fa. Quando parlarono dell'amore e dissero: ma amare le persone che ti vogliono bene, che ti amano, che... normale. L'amore vero è quando tu ami chi ti vuole male, quando ami i tuoi nemici. Quando dissero così, io so benissimo questa cosa, lo so per esperienza personale, quando uno annuncia la parola di Dio non si rende conto e non può sapere quello che succede in coloro che ascoltano. Io annuncio la parola di Dio e dico quello che Dio mi dice di dire. Ma mentre io vi annuncio la parola di Dio, Dio vi moltiplica quello che dico e lo adatta a ciascuno di voi per la vostra vita. Io mai saprò quello che vi ha detto il Signore dopo avervi annunciato la parola di Dio. Io so che quello che vi ho detto, ma non so quello che Dio vi ha detto mentre vi dicevo queste cose. E mentre loro dicevano così, che l'amore vero è quando uno ama i nemici, dentro di me mi disse così Dio, la prima volta che lo ascoltavo, è come se mi avessero aperto un sipario di un teatro e dietro questo sipario ho visto l'infinito. Mi disse: ma guarda, questa è una cosa sulla quale vale di fondare la propria vita, perché se amo anche i miei nemici, chi mi impedisce di amare? Chi mi impedisce di realizzarmi? L'amore è tutto. Mi cade questo velo dagli occhi. Che faccio a fare lo sport? Lo sport è motivo della mia vita, è un inganno, è una truffa. Può servire per la salute, può servire così per un gioco, ma non può essere il fondamento dell'esistenza, il motivo per vivere. Se è così è un idolo, un falso Dio, un Dio ingannatore. Il vero motivo per vivere e amare. Allora, l'amore al nemico. Guardate, il cristianesimo, questo lo parlo soprattutto ai ragazzi che adesso a scuola non studiano più il cristianesimo, fanno fare storia, non si tratta più della religione cristiana, nella loro religione si studia storia delle religioni, cultura religiosa, quindi, e deve essere per principio di tutte le religioni bisogna parlare, non soltanto il cristianesimo. Beh, dico questa cosa qui. Nelle altre religioni, soprattutto in quelle più grandi, l'induismo, l'islam, viene insegnato l'amore al nemico. L'islam contro i nemici della fede, che cosa c'ha? La guerra santa. I nemici di Allah devono essere distrutti. Guerra santa. E poi non capisco come non si faccia ad accorgere di questa contraddizione. Ma come? Guerra santa. Ma la guerra è la cosa più diabolica che esiste. Come fa a essere santa la guerra? E se c'è una cosa santa, sicuramente non è la guerra. Per quanto è brutta la guerra, per quanto è tremenda. Che schifo di menzogna è questa guerra santa. Allora, nessuno insegna ad amare i nemici. Guardate, amore al nemico significa al nemico, non significa al mezzo nemico. Per esempio, non so, un esempio di grande amore è stato quello di Salvo d'Acquisto, quel giovane carabiniere quando aveva 21-23 anni, non mi ricordo, che dette la vita autoaccusandosi falsamente di essere stato l'assassino di quel soldato tedesco in base al quale i tedeschi volevano fare una rappresaglia e fucilare 10 civili. Questa era la regola, i partigiani così facevano. Facevano un'imboscata, ammazzavano uno o due soldati tedeschi e scappavano. I tedeschi ammazzavano ogni soldato tedesco 10 civili, chiunque erano, uomini, donne, chi chiappavano venivano fucilati. Beh, Salvo d'Acquisto disse: sono stato io ad ammazzare questo soldato. E non era vero. Lui lo fece perché pensò: meglio che muoio io piuttosto che queste 10 persone. Papà, mamme, persone. Ho fatto un sacrificio, una cosa grande. Sacrificio della vita, il più alto atto di amore, sì o no? E vi faccio questa domanda:
Salvò da Cristo avrebbe dato la sua vita per salvare 10 soldati tedeschi. Nemici, persone che uccidevano, carogne, persone cattivissime. Amare i nemici significa amare queste persone. Allora vorrei che capiste bene questa cosa. Sulla croce Gesù ha amato quelle persone che mai gli era capitato l'occasione di amare in quel modo. Gesù amava tutti da sempre, ma quando lui stava a Nazareth, nella casetta di Nazareth, chi ci aveva intorno a sé? Maria e Giuseppe, qualche parente, dice vicino, non aveva nemici e soprattutto non aveva persone che volevano uccidere, Maria e Giuseppe. Quando andava a predicare il Vangelo a tutte queste folle immense di persone che venivano per ascoltare la sua parola, per essere guariti dalle malattie, ma non erano persone che volevano uccidere, cercavano da lui qualche cosa. Era un po' più difficile amare loro piuttosto che amare Giuseppe o chiamare la Madonna, ma amava lo stesso. Sulla croce aveva delle persone che godevano di vederlo crepare in una marea di sofferenze. Godevano di questo. Eccolo, ti abbiamo fregato. Tu dicevi che Dio ti ama. Dove sta il tuo Dio? Stai morendo come tutti. Detto una parentesi, Dio non esiste. Tu hai salvato tanti malati della guarigione fisica, salvati dalla morte. Dove sta che Dio ti salva adesso? Non sei capace di salvarti dalla croce? Scendi dalla croce e crederemo che tu sei il Dio salvatore. Non puoi scendere, crepi come tutti. Perché loro credevano che il male e la morte erano le cose più grandi, che comandava nel mondo il male. Vedendo morire Gesù Cristo, vedevano morire quello che annunciava che quello che credevano loro era sbagliato. Quindi abbiamo ragione noi, e tu, cioè torto perché stai morendo, non ti succede quello che tu dicevi agli altri. Non è vero il tuo messaggio. Il Vangelo che hai proclamato è falso. Non esiste l'amore. E la cosa più grande di questo mondo non è l'amore, è il male. Qui nel mondo comandano i soldi. La vita è breve, finisce con la morte. Qui nel mondo comanda l'esercito, con le armi. Comanda chi ha potere. Qui nel mondo comanda la bellezza che mette in ginocchio col piacere fisico gli uomini, le donne. Non comanda l'amore. Queste persone qui, queste godevano di vedere Gesù Cristo che diceva di fare il bene, di amare, eccetera, eccetera. Quindi si scontrano sulla croce tutto il messaggio di Dio per l'umanità, il messaggio del diavolo per l'umanità. Le persone credenti in Dio, le persone credenti nel diavolo, tutto si scontra sulla croce. Io vorrei che questo capiste, perché questa è la storia nostra di tutti i giorni. Tutti i giorni avviene questa battaglia. Si scontra sulla croce della nostra vita, della nostra storia, della famiglia, questa realtà. Che cosa è successo? Come capisco questa cosa? Più passa il tempo, più vengono fuori le cose che stanno dentro la croce. Vorrei che tutti lo capissero. Guardate, faccio un altro esempio. Un ragazzo di 23 anni si trovò una sera d'estate, invitò una turista che era venuta per le vacanze a San Benedetto del Tronto, ma buona, era proprio bene, chiappato subito, riusciamo a prendere la pizza stasera, subito per attaccare i bottoni. Allora questa è uscita, così, e mentre prendevano la pizza nel locale, stranamente, ci sono, metto la musica, c'è una canzone religiosa, capitò così. Questa ragazza sbarrò gli occhi e disse che si stava sentendo male.
questo ragazzo che faceva parte di un gruppo di preghiera mangia un po' la foglia, come? Musica religiosa, questa sbarra gli occhi, si sente male, ma qua qualche cosa di puzza di bruciato. Andando avanti, vedeva questo ragazzo, questa ragazza era cambiata, parlava in un modo un po' più strano, qualche sogghigno, cominciò a preoccuparsi e ad avere paura. Ma chi c'ho davanti io adesso? Al ritorno, lui l'accompagnò dove stava, ma sa, al ritorno di notte sulla macchina era l'occasione buona perché qualche cosa succedesse. Fu lei a chiederglielo che succedesse qualche cosa. Lui, siccome aveva paura che non fosse lei ma qualcun altro a chiederglielo, ha resistito alla tentazione fisica del piacere con questa ragazza e disse di no. Lui si ricorda tutt'oggi il ghigno di rabbia che fece questa ragazza col suo volto per quel no, perché non te l'aspettava. Era sicura di chiesse di sì, ma non la ragazza, qualcun altro, che attraverso quella bella ragazza voleva piegare lui a un peccato. Fu sorpreso lo spirito del mare di trovare uno che dicesse di no a quello che tutti vogliono, al piacere fisico, quella bella ragazza. Questo è avvenuto sulla croce. Questo è avvenuto sulla croce. Perché? Perché il diavolo ha fatto esperienza e ha messo in ginocchio tutti quanti del mondo. Chi sono stati i più santi? Mosè parlava faccia a faccia con Dio. Dio lo chiama, lo salva da piccoletto, sulle acque del Nilo. Mosè significa salvato dalle acque. E gli appare un roveto ardente, gli parla, una vita grande e carismatico. Mosè, arrivato alle soglie della promessa, dubita, e quando Dio gli dice di far uscire l'acqua dalla roccia battendo il suo bastone sacro sulla roccia, lui lo fa due volte, batte con rabbia e pecca anche lui contro di Dio. Per quel peccato Mosè non poté entrare nella terra promessa. Davide, che da piccoletto riceve l'unzione che Dio aveva ritirato dal re Saul e la fece scendere su di lui attraverso il profeta Samuele per diventare la futura guida di Israele, il re carismatico. Davide, capace da ragazzino di uccidere un gigante Golia invincibile per i più forti soldati dell'esercito di Israele che morivano tutti alle sfide con lui. Lui lo fa a KO con una sassata, una fionda scacciacani. Questo qui, che aveva moglie e concubine, che di sesso era sasio, alla grande, mette gli occhi sulla unica moglie del suo più fedele generale, il generale Uria, e mentre questo era a fronte a combattere e rischiare la pelle per il re Davide, lui gli frega la moglie che era rimasta sola a casa. E c'era pure un figlio con questa, lo tradisce. E quando questo figlio comincia a vedersi sulla pancia della moglie, siccome al fronte il marito stava a combattere, di chi era questo figlio? Alla fine veniva fuori che è stato il re a mettere in circolo, per paura che venisse fuori questo scandalo, il re comanda di far andare il generale Uria nella zona dove la battaglia era più accesa e di dare una ritirata immediata, lasciando questo generale da solo a combattere contro i filistei affinché fosse ucciso sul campo di battaglia. E così avvenne. Il re cercò così di salvarsi la faccia, ma Dio, che vede nelle storie degli uomini, gli mandò il profeta Nathan a dire: tu re sei peccatore di questo peccato, per questa cosa gravissima che da tutti di te una punizione. E gli arrivò. Che cosa tremenda. Davide peccò, e non solo in quell'occasione,
Beh, insomma, il diavolo ha messo in ginocchio in un modo o in un altro tutte le persone di questo mondo. Lui sa che tutti hanno un prezzo. Se il Signore non ci preservasse dalle tentazioni, da mo' che saremmo a gambe per l'aria tutti quanti. Il Signore ci preserva dalle tentazioni, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Quanto è brutta la traduzione moderna, non ci abbandonare in tentazione. Brutta era quella passata, non ci indurre in tentazione, sembra che Dio ci induca in tentazione lui. Ci mancherebbe proprio che Dio ci tentasse, mica il diavolo. Questa non ci abbandona, perché fa Dio ci abbandona la tentazione, ma per carità. Difendici, Signore, quando siamo tentati, dacci la forza e il coraggio per vincere la tentazione, per sconfiggerla. Il diavolo ha più potere di noi, è uno spirito, è più forte di noi, sa farci cascare come quando vuole in qualsiasi situazione. E quando uno lo sfida, allora sì che ci prende gusto e gli dà addosso. Quando è che uno sfida il diavolo? Quando, questo l'ho imparato quando facevo apostolato con i nostri dipendenti, quando c'era un giovane che diceva, giudicando i suoi amici, quei disgraziati tossici non li sopporto, io mai mi drogherò, quello diventava da lì a poco più tossico di tutti quanti gli altri. Perché? Perché senza saperlo, ma realmente, lanciava un guanto di sfida contro lo sbiglio del male. Ah sì, tu non ti toccherai mai? Mo t'accoppo io. Lo faceva diventare tossico lui, lo spirito del male, sconfiggendolo e piegandolo in quel modo. Solo Cristo ha sconfitto lo spirito del male. Dov'è che ci pieghiamo noi? Qual è la paura più tremenda che ci abbiamo tutti quanti? A noi ci domina una sola paura. La più profonda, la madre di tutte le paure che ci fanno piegare le ginocchia di fronte al diavolo. Qual è questa paura? Coraggio, tiratela fuori. La morte. La paura della morte. E l'anticamera della morte com'è? Come si chiama? O? Sofferenza. Morte con la relativa sofferenza è la cosa che più di tutti ci fa paura. E per questa cosa noi siamo servi del diavolo. Se il diavolo ci mette avanti la morte, cosa ha fatto il diavolo nell'orto del Getsemani? Quando vennero per le strade di Gesù Cristo, Pietro e gli altri, sì, prima volevano fare con le spade la guerra, ma quando Gesù Cristo gli ha detto di mettere la spada nel fodero, cosa hanno fatto i discepoli? Sono scappati, perché no, arrestavano pure loro, e toccava morire in croce pure a loro. Avevano paura di morire. Non avevano vinto la paura, né della sofferenza né della morte. Questa è la paura di fondo. Occorreva una persona, non un angelo. Non, gli angeli non potevano diventare i salvatori di noi uomini. Per quale motivo? Perché non c'era un corpo. C'era una persona fatta in carne e ossa, disposta ad essere fedele a Dio, ad amare Dio e il prossimo, là dove nessuno di noi lo fa. Dove? Nella sofferenza e nella morte. Questo è il Salvatore. Facendo da uomo, col corpo di questo mondo, quello che noi non vogliamo fare, per paura, soffrire e morire, allora lui ci ha riconciliati con Dio. Ha ricostruito legame Dio-uomo, uomo-Dio, che invece in noi è spezzato per questa paura. Quanto è vera questa cosa, è profondissima. Signore, ti prego, illumina ognuno su questa realtà. Cosa ha fatto? Il diavolo sulla croce, vedete quando voi, cioè, non esiste una battaglia più grossa spiritualmente di quella della croce. La seconda, la terza guerra mondiale, se ci sarà, non è niente rispetto a quello che è svolto sul Calvario, perché lì ci sta il figlio di Dio fatto uomo. Il diavolo sul Calvario ha giocato tutte le sue armi, quali? Sofferenza e morte. Prima la sofferenza, Gesù Cristo fu torturato prima di andare in croce.
E la morte di croce era un'invenzione romana, i romani bravissimi per complicare la vita alle persone, era una morte così brutta che l'aceto che si trovava ai piedi dei crocifissi serviva per i carnefici, i quali, stufi di veder morire quel cavolo di condannato a morte che moriva ma non crepava mai, dopo un giorno o due gli davano, per gesto di, come dice, di falsa misericordia, da bere staceto che li faceva come una sostanza stupefacente, faceva andare fuori di testa il condannato a morte, soffriva un po' di meno. Questo era il gesto di pietà verso i crocifissi. Per quando era butta la morte di croce, se non stava lì, moriva o non moriva mai. Infatti, quando dissero a Pilato che Gesù Cristo era morto in croce, lui si stupì, dice: come, già morto? Perché lui sapeva che l'agonia era più lunga, era più brutta. Allora lì il diavolo giocò tutte le sue carte, le giocò come? Attraverso le persone che li obbedivano. Chi era che obbediva al diavolo? I farisei, i sadducei, il sinedrio, il sommo sacerdote, non Pilato, pagano, disprezzato dagli ebrei perché un cane, perché non conosceva Dio, loro lo conoscevano, ma proprio le guide religiose del popolo dell'Antico Testamento, che viveva la religione come una ipocrisia. Questa è la cosa più brutta. Non è la pedofilia la cosa più brutta nel campo ecclesiastico, come adesso c'è stato il come. È l'ipocrisia religiosa, peggio della pedofilia. E questo ci abbiamo tutti quanti. La cosa che più Dio non può sopportare è essere ipocriti nel campo religioso. Finti cristiani, finti sacerdoti, finte suore, finti religiosi, finti missionari, finti uomini di preghiera. Che schifo! Allora, attraverso i finti religiosi di allora, che erano tutti i capi dell'Antico Testamento, Gesù in croce. Quale carta ha giocato il diavolo? Gesù Cristo lo sapeva bene questa cosa. Ricordate Gesù Cristo che diceva: non abbiate paura di coloro che uccidono e poi non possono fare più nulla. Il massimo del potere del diavolo è far soffrire e uccidere il corpo, poi basta. Temete invece colui che dopo aver ucciso il corpo, che fa? Può gettare l'anima nella Geenna, nell'inferno, e questo è Dio, più grande dello spirito del mare. E da questa cosa nasce il timore di Dio. Allora, qual è la carta che ha giocato il diavolo? Il diavolo, se Gesù Cristo fosse stato ricco o povero, se ci aveva dietro di sé 5 milioni di persone o 25 gatti, se ci aveva l'impero immenso, non gli importava niente. Sapete cosa dava rabbia al diavolo di Gesù Cristo? Che cosa gli dava rabbia? Che cosa che lo faceva imbestialire? Che Gesù Cristo amava. Che Gesù Cristo amava. Quello non poteva sopportare. Che Gesù Cristo, perché la cosa che più di tutte dà fastidio al diavolo è quando uno ama. Se il diavolo, uno da niente è diventato miliardario, quello è partito senza niente, guardate, non gliene importa niente. Ma se uno comincia ad amare, è lì che il diavolo si arrabbia contro quella persona. Perché lui, il diavolo, non ha voluto più amare nessuno da quando si è ribellato a Dio. E allora la croce significava come se il diavolo avesse detto a Gesù Cristo: tu vuoi amare il prossimo? Guarda qui sotto la croce, a quello gli hai guarito la mano, a quell'altro gli hai infliggato il figlio, a quell'altro gli hai perdonato i peccati, a quello gli hai guarito la lebbra. Tutti lì, nessuno muove un dito per te. Che si merita questa gente? E tu li vuoi bene ancora? Guarda quel fariseo che fa i digiuni, che paga le decime, sta a godere perché tu crepi sulla croce. Si merita il tuo amore questa persona? Smettila di amare, prenditi da contro questa gente, maledicili, augurali del male,
di che vengano con te all'inferno. Questo si meritano. Ha fatto questo Gesù Cristo? Ma questo facciamo noi però. Noi questo facciamo verso chi ci fa soffrire, ci fa del male. Questo non l'ha fatto Gesù Cristo. Verso il Padre. Ecco, quando fare il volere di Dio significa soffrire, tutti si dirono già, questo in parrocchia, già quando si tratta di fare qualcosa, di lavorare per Dio, se qui, se adesso dicessi, guardate, ci state a fare i pacchi per i poveri, finito l'ingorno di preghiera, quanti siete state qua a fare i pacchi per i poveri? Perché già lavorare per il Signore, gratis, quando ero a San Giovanni Colonnella, certe risate, il sindaco fece la piazzetta con la fontana, le bocce, e poi affidò la manutenzione di questa piccola struttura agli anziani della frazione, che avevano tempo, erano liberi. Lo disse pubblicamente durante l'inaugurazione, questa cosa, oh, ma è bello, ma finalmente qualcosa di sociale, è bello qui per la frazione. Dopo un paio di settimane, l'erbaccia, le cose per terra, ma che è sto schifo, i pesci morti sulla fontana. C'era la panchina con 3 pensionati. Dice, ma voi non dovevate fare la manutenzione? Ha detto il sindaco, che voi così vi potete impegnarvi socialmente per qualcosa di buono, vi sentite utili per la società. Dice, e che siamo fessi che lavoriamo senza stipendio? Questo risposero. Chi è che fa la cosa gratuita? Se non siamo in grado di fare una cosa gratuita è per amore verso qualcuno. Quando faremo una cosa sofferta per qualcuno? Dove bisogna pagare un prezzo di sangue per aiutare il prossimo? Chi lo fa questo? Allora Gesù Cristo ha amato Dio, questa è la cosa bella. Qui ha sfondato le pareti, la prigione di Satana. Amato Dio laddove c'era solo sofferenza per fare la sua volontà. Capite questo? Solo sofferenza. Il premio per l'atto di amore fatto sulla croce, di perdonare i tuoi sensi, solo sofferenza. Io ho sempre pensato questa cosa, ma riuscirò mai nella vita a fare un atto di amore fatto bene? Io spero di riuscire a farlo qualche secondo prima di morire. Non so se ce la farò. Perché in qualsiasi cosa facciamo, ditemi se non è vero che ci mettiamo, oltre a quel presunto amore, un po' d'orgoglio, un po' di vanagloria, sono stato io, non, sì, tutti i signori ti servito di me perché sono io, se non un altro. No? Sempre striscia nel nostro io qualche cosa di vanaglorioso che rende sporche anche le cose più belle che facciamo. Quando è che riusciremo a fare un atto di amore perfetto, solo esclusivamente per amore? Spero qualche istante prima di morire, perché sennò mi tocca farlo dopo, è più brutto. Purgatorio è più brutto, dicono tutti quanti. Ma il purgatorio è più brutto, cerchiamo di farlo prima. Si soffre molto di più sul purgatorio, dicono le anime che ci sono state. Allora, quando Gesù Cristo, invece di prendersela con i suoi assassini, li ha amati, ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Capite perché Gesù Cristo ha detto così? Perché chi fa del male, prendiamo i casi delle coppie che si separano. Quando un uomo mette gli occhi su un'altra donna, lascia perdere la moglie, dice un sacco di cattiverie perché deve giustificarsi che lui si è innamorato di un'altra, innamorato, chiamiamolo per modo di dire amore. Lui non si rende conto di che disastro succede per causa di quella sua sozzura. Il peccato dell'adulterio produce danni molto più gravi di quelli che chi lo compie si immagina che possano fare. L'adulterio è una bomba atomica, a lungo raggio, anche le generazioni successive patiscono di quel peccato. Allora, Padre, perdona loro,
perché sì, mi uccidono, ma non sanno quello che fanno, non si rendono conto di quanto è grave il loro peccato. In questo hanno uno spazio dove possono essere ancora perdonati. Che diciamo, uno ci fa una cosa così, delinquente, devi pagare, giustizia, adesso è la moda, giustizia, tutti in televisione, tutti giustizia vogliono, non esiste più la parola perdono, tutti vogliono giustizia, quella dello Stato che mette in carcere quell'altro, quella da matata la figlia, la mette in carcere, esce dopo 10 anni, mettiamo, che la figlia è sempre morta, che quella giustizia, che giustizia è? Allora, quando Gesù Cristo sulla croce ha perdonato i suoi assassini, ha spiazzato il diavolo, perché altra arma contro Gesù Cristo non l'aveva più. Quando Gesù Cristo sulla croce ha detto, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, non ha detto, come diciamo noi, porco qua, porco là, da tutto meno che nelle mani tue, perché mi hai fatto soffrire, ingiustamente. No, nelle tue mani affido il mio spirito. Non voglio altro che te, non voglio andare da nessun'altra parte se non nelle tue mani. Questo è l'amore del figlio verso il papà suo. Chi lo fa questo? Questo atto di amore della croce ha dato la mazzata definitiva allo spirito del male. Ha spiazzato, ha distrutto le sue armi. Beh, vi assicuro che sui posseduti, quelli che hanno la disposizione diabolica, che cambiano la voce, eccetera, eccetera, l'arma più forte quando si fa la preghiera su di loro è invocare il sangue di Gesù Cristo e lo Spirito Santo, l'amore che questo sangue contiene. Quelli hanno potere di liberare il posseduto. Perché? Perché il sangue di Gesù Cristo spazzato sulla croce è quello che ha sconfitto il diavolo che cercava di far ribellare Gesù Cristo al Padre, che cercava di spegnere l'amore di Gesù Cristo al prossimo mediante la sofferenza, mediante lo spargimento di sangue. Capito? Allora qui emerge l'amore. Non esiste amore se non c'è l'amore al nemico. Questa è la realtà. Ditemi un po', guardate, su queste cose che stiamo dicendo si sta giocando la battaglia, la storia del mondo. Perché il nemico, mica è soltanto l'islamico col giubbotto di esplosivo che viene a farti esplodere quando i giovani stanno sulla discoteca o mangiare al ristorante o vedere la partita. Il nemico è il coniuge che non mi capisce, non mi ama, non fa quello che gli dico. Io devo vivere tutta la mia vita con te che non mi capisci, che mi sono scavato la fossa da solo e io voglio vivere bene. Non voglio che tu mi uccida moralmente, affettivamente. Allora, se non c'è l'amore al nemico, chiamasi coniuge, c'è il diavolo che ti dice rifatti una vita con un'altra persona, divorzio, separazione e divorzio. Questa è la cosa. Quindi la medicina per guarire i matrimoni oggi è l'amore al nemico, che quando uno ha sposato una persona non ha sposato soltanto quando mi vuoi bene sono tua moglie, quando mi vuoi bene sono tuo marito, quando non mi vuoi bene ma mi sono sposato con te sei sempre mio marito, sei sempre mia moglie. È così o no? Nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Io ho visto persone, sto sacerdote, certe cose, certe storie, persone abbandonate dal marito, giovani donne, giovani spose, belle fisicamente, perché essendosi presa la malattia che non permetteva più di fare una certa cosa, allora il marito, che ci faccio della moglie così? Me ne piglio una con cui ci posso fare certe cose. Separazione, divorzio,
E queste donne distrugge, ma come? Quando avevo più bisogno di mio marito che mi stesse accanto perché ho questa malattia incurabile, inguaribile, lui mi scarica perché non ci può fare più. Ma chi ho sposato io? Chi è mio marito? Amava il mio corpo o amava me? Mi usava per i suoi piaceri o ho dedicato la sua vita a me? Vedete come si gioca la vita, come si qualifica un essere umano? Poi lì gli avvocati, le cause, perché tutte le bugie, gli imbrogli detti per giustificare questa cosa, incompetenza di carattere, bugie! La verità è quella che sta sotto e nessuno sa, nessuno vede, ma Dio sa e Dio vede. L'amore al nemico permette al coniuge di amare l'altro, anche quando quest'altro ti fa soffrire. Anche quando il comportamento di quest'altro ti distrugge la vita. L'amore al nemico ti fa amare i figli che, viziati, ribelli, ti distruggono. Ma io posso distruggere la mia vita per stare dietro a questo qua che fa sempre il contrario di quello che dico io. L'amore al nemico ti fa accettare quei genitori che sono che non fa mai andare in discoteca, che mi proibisce questo. L'amore al nemico non li fa accettare. Papà e mamma, qua chi li tocca? E così è per tutto il resto. Se in una famiglia c'è un coniuge che ha l'amore al nemico, la famiglia si regge, non crolla. Ma se non c'è questo coniuge, la famiglia crolla. Per vedere quel discorso, se l'umanità, anzi vi dico che l'umanità si regge perché ci sono le cosiddette anime vittime, che hanno l'amore di Cristo sofferto in se stessi, per di Padre Pio, copio vivente di Cristo crocifisso, prendi San Francesco, prendi tanti altri nel corso della storia della Chiesa, i quali per merito delle loro sofferenze patite per amore reggono l'umanità, altrimenti l'amore sarebbe distrutta. Lo capite questo? Allora, io Marco Farina, ciascuno di noi qui presente, ha cominciato ad amare i suoi nemici, amare i propri nemici, quelli che ci distruggono l'esistenza, che ci fanno soffrire. Se uno, guardate che lette di roba, dov'è che si vede che il passo è questo? Se uno non vuole soffrire per amare i nemici, perché amare i nemici significa soffrire, quello che i nemici gli fanno soffrire. Se uno vuole salvarsi da queste sofferenze, quindi non soffre più, cambiando situazioni, cambiando persone, poi quegli altri li fanno soffrire in altro modo, perché sulla terra siamo i peccatori, i santi sono tornati in paradiso, e rimane ingannato e buggerato. Però uno pensa che se si va via con la situazione, si salva e non soffre più. Uno si risparmia le sofferenze, però dentro non si è arrivato ad amare il nemico. L'amore nostro rimane incompleto, rimane superficiale, rimane grezzo, rimane informe. Uno si è risparmiato le sofferenze e si è impedito di diventare vero amore. Questa è la storia. Ma noi non ammiriamo le persone che, guarda quello, sembra in campo finugare, che bello aver saputo di una popolana di Battinsicuro col marito alcolista, che le sere tornava a casa ubriaco, a volte di più, a volte di meno, quando tornava di casa più ubriaco picchiava moglie e figlie, tre figlie. Mamma, andiamocene via perché papà è cattivo, ti fa soffrire, ci mena. Perché ci stai ancora con papà? Perché lo amo. Lui è mio marito, lui è vostro padre. Basta. Non ho mai lasciato quest'uomo. Quest'uomo è andato avanti col tempo. Guardate, qui significa carabinieri, significa scenate a non finire. Quest'uomo, per causa dell'alcol, che cosa ha preso?
cirrosi epatica, e c'è morto. Chi l'ha assistito prima di morire? La persona che lui ha fatto soffrire più di tutti è quella che lo ha amato più di tutti, l'unica che non l'ha mai abbandonato fino alla morte. Questa è una moglie, e la si ammira perché ha saputo amare il marito soffrendo. Questa vale. Certo, certissimo che è così. Noi da soli non ci avevamo mai arrivato all'amore al nemico, solo Cristo ci dà la forza. Allora, vedete, che differenza c'è tra una cosa senza valore e una cosa con valore? L'oro ha valore, l'ottone non ce l'ha, lo stagno non ce l'ha. L'argento ha valore un po' di meno dell'oro, perché le caratteristiche di questo metallo, il colore, la malleabilità, la rarità, lo rendono prezioso. Il diamante, quelli veri, non quelli truffati, è stato un imbroglio preso questi, una pietra così, carbonio purissimo, di una durezza eccezionale, meraviglioso, ha valore. Cos'è che dà valore all'amore? Sofferenza. Quando l'amore è sofferto ha un valore enorme. Capite perché dice San Paolo, ispirato dallo Spirito Santo riguardo a Gesù Cristo, che lui ha fatto un cammino in discesa per amore, da Dio si è fatto uomo, da uomo prese condizione di servo, ubbidiente fino alla morte e la morte di croce. Il Padre che lo guardava dal cielo, per questo Dio lo esaltò, per questo, perché è morto di croce, perché il suo amore aveva un valore enorme. Allora questo è il mio vero figlio, faccio di lui il re e signore dell'universo. E se qualcuno vuole entrare in paradiso, deve fare il suo cammino e nessun altro. Non c'è altra via per entrare in paradiso e per la vita eterna. Così funzionano le cose. L'amore al nemico. Allora, onestamente, c'è qualcuno che qui dentro non ha nemici? C'era uno, tipo quei giornalisti che vanno a fare, a scovare gli imbrogli, gli impicci, andò da una cartomante, e questa, io ho i problemi, così veda un po'. Allora questa con le carte, allora questo che è successo? Il dito sulla carta, poi guarda questo e dice, tu hai un nemico, che lo scoppia a ridere, magari ce l'avessi uno solo, imbroglio, è cosa ovvia, chi è che non c'ha nemici? Ebbene, imbroglio. Allora, chi è che non c'ha nemici? Amiamo i nostri nemici. Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Adesso che sono un pochino più esperto di quando inizio nel prete, benedite quelli che vi maledicono. Le fatture o malefici sono maledizioni, cioè che qualcuno chiama il diavolo a fare danno a un'altra persona attraverso un rito magico, quello che sia, con i segni, le cose, le bambolette, tutte quelle cose che vanno dalla magia. Tutti hanno terrore di queste cose, che è il diavolo di mezzo. Benedite quelli che vi maledicono. Ma che è più forte, una benedizione o una maledizione? Chi è più forte, cioè Dio o il diavolo?
Perché temiamo la maledizione e non abbiamo fiducia nelle benedizioni? Sbagliamo di brutto. In campo, quando si sente dire quello è andato alla messa nera, l'inferno, chissà che cosa tremenda. È vero, è bruttissimo. La messa nera è la messa al diavolo. La nostra messa che fino a poco la facciamo a Gesù Cristo, a Dio. Chi è più potente, Gesù Cristo o il diavolo? Chi è più potente, la nostra messa o la messa nera? Smettiamo di squalificare le cose buone che viviamo. Cerchiamo di renderci conto di quello che ci ha dato di Dio e della potenza che il Signore ha messo nelle nostre mani. Molto più forte della messa nera. Molto. Quanto Dio è più grande del diavolo, tanto è più potente la messa nostra e più potente la messa nera. E sbaglia di grosso chi ha paura. Allora, se l'amore di Dio è l'odio del diavolo, perché dobbiamo avere paura di chi odia e non fiducia di Dio? Perché dobbiamo credere che viene sconfitto l'amore dall'odio perché è più violento, più cattivo? Perché? Come si vince il male? Col bene. Come si vince l'odio? Con l'amore. L'amore è più forte dell'odio, perché l'amore è in se stesso Dio. L'odio è in se stesso il diavolo. Dio è più forte del diavolo, l'amore è più forte dell'odio. Allora, là dove, nella nostra vita, dove siamo chiamati a queste sfide, che sono tutti i giorni, che sono situazioni incancrenite da anni, vogliamo fare entrare Dio con il suo amore per vincere tutte le nostre prove e battaglie, vogliamo far trionfare l'amore sull'odio, allora comincerà il nostro cristianesimo, allora cominceremo noi ad essere veri cristiani. Basta così.